sapienza comincia con i cosiddetti riti iniziali. Come sono e cosa sono i riti iniziali? Beh, prima di tutto, molti lo sottovalutano, ma fa parte del rito iniziale il canto con cui inizia la messa. Come il canto? Sì, perché esprime l'unione e la condivisione dell'essere insieme, tutti attorno al Signore, voci diverse, partenze diverse, ma tutti uniti dalle stesse parole, dalla stessa musica e dallo stesso tono di voce. Il canto poi dà il senso della gioia per avere il Signore che vive in mezzo a noi, che è anche simboleggiato dalla processione che il prete fa attraverso la chiesa con i ministranti. E poi il canto serve a dare un po' il tema e il tono alla celebrazione. Se è una celebrazione penitenziale di Quaresima che ci fa dire «Mamma mia, dobbiamo lavorare anche per far andar via i nostri peccati», il canto avrà un tono un po' più dimesso. Ci serve così per imparare qualche cosa. Ma dei riti iniziali fa parte anche e soprattutto il segno della croce, che è lo strumento con cui entriamo più profondamente nella preghiera e poi ci aiuta a ricordare che siamo lì perché qualcuno, il Signore, ci aspetta e tra l'altro ci ha dato ogni cosa. Fare il segno della croce è mettersi alla presenza del Signore. A proposito, il segno di croce non solo si fa, ma si pronunciano forte anche le parole nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ci aiuta anche a fare memoria del nostro battesimo e subito dopo il sacerdote ci saluterà con una bellissima frase: «Il Signore sia con voi», che è un augurio, una benedizione, ma anche quello che otterremo in ogni celebrazione.